Adesso giriamo un po'. Questa è la ricetta. La morale, la preoccupazione, in sostanza, vuol dire che se no. Ma scusate, non è così. No, è tante cose. Piccolo e mai cattivo. E invece Maurizio Stecca, olimpionico, medaglia d'oro alle Olimpiadi 84. Vogliamo che voi conosciate il mondo del cucinato, vogliamo che voi conosciate anche qualcosa di più che poi l'artista che adesso dopo presenterò vi dirà. Però io francamente avrei tenuto che Weiner fosse qui con noi per questa introduzione iniziale. Bravo! Vede come protagonista chiaramente assoluto Weiner Vaccari, che è l'artista che avete conosciuto nelle opere che girano dietro le nostre schiene. Ah, bene, scusate. E poi abbiamo, e poi abbiamo il bronzo che avete conosciuto Vincenzo Picardi. Nella vostra memoria spero vi susciti grandi ricordi, ma di cui dopo Maurizio ci spiegherà anche di più, perché il box ne conosco forse troppo poco. E poi abbiamo Maurizio Stecca, che credo che nei nostri ricordi sia un po' nella mente di tutti con la sua Olimpiade dell'84, oro che insomma sapete scandali passati o meno, è un artista, è un amico che noi vogliamo considerare. Ringraziamo, ve lo dico fin da subito, Weiner, che si è prestato a fare questo Weiner che si è prestato con Marco a fare questo video che vedremo alla fine, che dopo presenterà in modo adeguato. Importantissimo è lui, è Giovanni, vorrei che sia qui, no, un attimo almeno. Lui è il gallerista di riferimento per ci tengo a dirvi a presentarmi Giovanni, perché oggi secondo me è importante per noi lavorare con le gallerie, sono loro che portano avanti i progetti degli artisti, sono sostenitori di questi, li aiutano, poi chiaramente quando sono molto più famosi forse sono gli artisti che aiutano i galleristi, ma comunque grazie a lui che questa serata siamo riusciti a costituirlo in questo modo. Diciamo, la mia carriera è iniziata ufficialmente negli anni 70. Io facevo parte dello studio grafico della Panini, del Panini, che è stata un po' la mia palestra. Io sono autodidatta e quindi quello è stato il momento forse per me più importante, dove mi sono formato
allora però capì che se rimanevo nello studio continuare a fare quel lavoro probabilmente sarei ancora lì. Decisi di intraprendere invece un'altra carriera, quella dell'artista, del pittore. E da lì è iniziato naturalmente un percorso più o meno un po' coincidere con altri percorsi di altri artisti. Insomma, adesso la storia a contare tutto perché diventa davvero molto lunga. Comunque diciamo che per 10 anni ho lavorato e poi avendo fatto una serie di piccole mostre, una 10 città di Modena, e poi è saltato fuori, sempre capita, il mercante, diciamo, un turno che ti offre qualcosa di più. Da lì è iniziata poi, diciamo, rilanamente la mia carriera, attorno agli anni 80, con un certo tipo di linguaggio, ho affrontato una serie di temi di voi conosce e niente, poi è proseguita, diciamo, con un certo successo all'estero attraverso gallerie interessate al lavoro e quindi ho cominciato a avere un po' di gloria in quegli anni, negli anni 80, negli anni 90. Il pugilato non si è bramato, mi è stato tramandato un fratello più grande di me, ho sempre ritenuto che fosse uno sport, che sia uno sport straordinario, straordinariamente leale, straordinariamente coraggioso. Trovo che sia un grosso limite quello della cultura che, diciamo così, in maniera un pochino snobbistica, sempre snobbato, considerato, diciamo, lo sport come qualcosa di inferiore, ma di meno, ecco, con meno informazioni. Credo che sia un errore. Arrivare a dire che 3 anni fa ho deciso di dedicare, fare un omaggio ai pugili, al mondo del pugilato, in particolare al 900. Weiner, noi siamo permessi di farti una sorpresa, diciamo, perché gli artisti rispetto agli altri umani, che se seminano figli in giro per il mondo poi devono anche pagarli per mantenerli. Voi invece avete l'opportunità di fare dei figli, diciamo delle opere, che girano, poi ogni tanto arrivano, li incontrate e così. La nostra sorpresa voleva essere presentati quest'opera che è fatta nell'80, e devo anche ringraziare comunque chi mi ha prestata, Enrico Pausa della Galleria Berga di Vicenza, cioè devo ringraziare che stai veramente gentili. Però la cosa che ci ha divertito era questa, di farti vedere questo ritratto di Domenico. Volevo vedere. Ma la cornice molto brutta. È vero. Mostrandotelo, sì. Volevamo vedere cosa ti ricordava in quel momento quando l'hai fatto e cosa sei. Mi ricordo esattamente questo personaggio rappresentato che era il mio falegname, che stava sotto casa mia e aveva un po' di rischio, insomma, durante la guerra. E adesso mondo figlio, però nel quartiere, insomma, tutti quanti dicevano che non era suo figlio, ma in realtà era tutto. E allora ho voluto rappresentarlo in questa cornetta, una specie di trasformare in una sorta di satiro, un satiraccio, insomma, questo è un omaggio molto semplice a questo uomo. Ti è piaciuta questa cosa? Sì, perché è un po' del 75, no, 80. 80? È forte. Io sono stato grafico della Panini, il calciatore della Panini che vedete sulle puntine, quello l'ho fatto io. Avevo 18 anni. Grazie.